un prodotto di Foreo che è praticamente un modo super smart, super innovativo e anche super veloce per fare le maschere al viso. Prima di passare alle altre chiacchiere, vi parlerò di UFO. Io veramente lo amo. Allora, io, chi mi segue da un po' di tempo, sa bene che sono molto pigra con la skincare, di maschere praticamente, molto sinceramente non ne ho mai fatte quasi, cioè giusto 2 o 3 volte con le amiche, però insomma veramente molto raramente. Prima vi dico come mi ci sono trovata e poi vi faccio vedere come si applica. Ho deciso di inserirlo, ovviamente non quotidianamente, non è una cosa che uso tutti i giorni, questo ci tengo a dirlo, però è una cosa che mi piace tantissimo usare perché è proprio una coccola. Infatti è anche per questo che ho ricreato questo ambiente molto soft e molto rilassante. Come sapete, i dispositivi Foreo si utilizzano anche e soprattutto con l'applicazione di Foreo For You sul telefono. Non so, tra parentesi, se questa parte sia puramente estetica o cosa, ma è veramente bellissima, così dorata. Io ho già usato dei prodotti Foreo, quindi inserirlo... L'altro, devo essere sincera, ho iniziato ad usarlo più frequentemente quando ho iniziato a capire il meccanismo, ho iniziato effettivamente a vedere dei risultati, perché io qualsiasi prodotto comunque che ho testato, provato, eccetera, almeno una settimana per vedere effettivamente dei risultati serviva. Invece quando ho provato questo qua, quando ho provato UFO, l'ho visto fin da subito. L'ho provato, ho fatto la prima maschera ed era sera, quindi avevo usato la maschera con l'Ita Night, quella per la notte. E fin da subito, fin dalla prima applicazione, la mia pelle dopo era tipo flawless, non so come dirvi. Sono andata da Simone e gli ho fatto: ti prego, senti la mia pelle quanto è morbida. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, ho fin da subito riscontrato, cioè ho fin da subito visto i risultati, e quindi vi dico, magari sono prodotti, è un prodotto che costa magari un pochino, ma li vale tutti. Vi faccio vedere come si utilizza. Allora, ovviamente dovete scaricarvi l'applicazione di Foreo For You. Io ho già anche l'altro attivato. Praticamente la maschera andrà in questo punto qua, sopra la scritta Foreo. Bisogna togliere questo anellino. Oggi userò la maschera Make My Day, ovviamente, perché aggiorno. E queste, appena mi finiranno, poi le voglio assolutamente ricomprare, perché davvero è un prodotto che voglio usare nel tempo. Accendere il nostro UFO, premere inizio e bisogna scannerizzare il codice a barre che c'è dietro la confezione della maschera. Assicura la maschera attivata. E adesso lui parla. Al tuo dispositivo. È una cosa. Utilizzando l'anello di fissaggio. Bisogna aprire la bustina e sfilare questo dischetto magico, posizionarlo sopra Foreo in questo modo e poi fissarlo con questo anellino. Ovviamente la scritta di Foreo deve essere verso l'alto e poi premere start semplicemente. Bisogna fare dei movimenti rotatori. L'applicazione, scannerizzando il codice a barre, capisce che maschera è. In questo caso sono stati programmati Make My Day e quella per la sera con Late Night. E in tutto questo, ora non voglio fare tutta la parte come dire scientifica, però tra le pulsazioni T-Sonic e altre cose, rende la pelle veramente morbidissima e super idratata. Se mi seguite da un po' sapete benissimo i problemi che ha la mia pelle a livello di secchezza. E tra l'altro è super veloce perché dura 90 secondi. Ovviamente potete ripetere il trattamento se volete, è finito, è terminato. Nel mentre, tra l'altro, io non vi ho spiegato io, però in realtà l'applicazione vi parla
e dice le cose, è una cosa veramente molto rilassante perché hanno messo una musichetta in sottofondo super calma e lei ha questa voce molto molto pacata e alla fine bisogna far assorbire il restante. E poi semplicemente si toglie la maschera e ovviamente non si ripete il trattamento e si sciacqua UFO sotto l'acqua. Quindi io veramente sono tantissimo contenta di avervi parlato di questo prodotto perché merita veramente tantissimo. Ora lo spengo e dopo lo sciacquo. Ok, allora una volta terminata questa fantastica maschera io vi volevo con il mio turbante ancora e la tazza di tè, che tra l'altro non ci ho messo lo zucchero, quindi è un po' tipo però vabbè, è lo slim tea di, non mi ricordo, di qualcosa alla ciliegia, ma di ciliegia sa veramente molto poco, sa di legno. Comunque sì, vi volevo raccontare un po' il mese di febbraio, che è stato veramente terribile. Intanto il nostro lavandino ha ben pensato di intasarsi, credo. Abbiamo provato con qualsiasi cosa, abbiamo provato con il mister muscolo, abbiamo provato con la stantuffatrice, come si chiama, la, vabbè, avete capito, abbiamo provato con la sonda da idraulico staccando sotto dal sifone, però si blocca, quindi ho dovuto chiamare l'amministratore. Insomma, sono veramente cose lunghe e noiose. E tra l'altro la mia vicina mi ha detto che questo problema, molto prima che io arrivassi, si era già presentato. Tra l'altro l'amministratore mi ha detto tipo bisogna vedere se ti devo mandare solo l'idraulico o direttamente l'impresa edilizia. Io ok, ho chiamato l'amministratore perché non è un problema dei nostri tubi ma va oltre il muro e tutto quello che concerne prima dei tubi prima del muro devo chiamare io un idraulico a mie spese. Oltre il muro, oltre una tot soglia, tot metri nel muro, devo chiamare l'amministratore perché si parla del palazzo. Ma comunque questa casa è molto vecchia e mio nonno era molto contrario al fatto che io venissi ad abitare qui perché mi diceva che sarebbe stata una spesa, che ci sarebbero stati mille problemi perché questa casa è vecchia e c'ha mille problemi, eccetera eccetera. Però vabbè, io ho detto, a chi se ne frega, mi terrò i problemi e adesso che ce li ho me li tengo. Infatti è da tipo quasi un mese ormai che sto lavando i piatti in bagno e questa cosa... Cioè ci sono stati 2 giorni tra l'altro che in questa casa non funzionava niente. Non funzionava il rubinetto di là. Ovviamente lavando i piatti in bagno, cioè si stava intasando pure quello e meno male che lì è bastato mettere il Mister Muscolo ed è andato a posto. Non funzionava la televisione, nel senso che non si sa perché non cambiava canale, adesso funziona di nuovo quella per fortuna. E poi si era staccata, non funzionava più una presa in cucina, non potevo più usare il tostapane. Cioè è stato veramente... Poi io ho avuto una cosa come... Mi era iniziata prima di febbraio e a San Valentino stavo ancora male. Ma ho avuto una cosa come 2 settimane e mezzo di influenza, ma una cosa che non finiva più. Poi l'ho passata a Simone ovviamente e adesso ci siamo ripresi quasi al 100%. Appena a me tra l'altro è finita l'influenza, che c'è 2 o 3 giorni sono stata con la febbre a 38-39, che non mi veniva da un secolo la febbre così alta, mi è venuto il dente del giudizio. Ha deciso che doveva darmi fastidio il dente del giudizio. Ho ben pensato, sì dai, già che è un mese che va tutto male, mi ci metto anch'io. Veramente, allora, stavo impazzendo. Io in 3 giorni, e lo so, è una cosa che non si fa, non fatelo, non voglio dare il cattivo esempio, però ero così disperata che in tipo 3 giorni, tra mattino e sera, ovviamente aspettavo le 7-8 ore necessarie per poter prendere un altro farmaco, un altro medicinale, però ho preso una cosa come 3 Oki la mattina, 2 Efferalgan di sera, poi la mattina avevo preso 2 Aulin, poi avevo preso, non mi ricordo che cosa, cioè avevo fatto un cocktail gigante di roba che non mi serviva a niente perché, cioè, non mi serviva a niente, mi faceva comunque male. E allora poi dalla disperazione ho chiesto a mia mamma se potevamo andare insieme dal pronto soccorso per vedere se potevano aiutarmi in qualche modo. Siamo andate in pronto soccorso, ci hanno detto dovete tornare domani mattina perché al momento non ci sono dentisti. Io ero lì tipo
cosa. E allora poi abbiamo aspettato la mattina dopo e praticamente abbiamo aspettato 3 ore, come si sa, cioè si sa che se si va all'ospedale si perde tanto tempo dietro queste cose, perché è comunque un caso bianco, nel senso non è che sono in pericolo di vita, però stavo patendo in un modo assurdo e niente, quando poi sono entrata dopo 3 ore e mezza di attesa viene fuori che dovevo per forza avere le lastre, che io, cioè, lo sapevamo che dovevamo avere le lastre, ma speravo che potessero almeno, non lo so, fare qualcosa, guardarmi, vedere, che ne so, cioè io ero lì che stavo malissimo e speravo che mi potessero aiutare. Allora, alla fine della storia, niente, siamo andate via mani vuote e alla fine mia mamma mi ha detto: senti, ti porto dal mio dentista, ciao, all'ospedale. Siamo andate dal dentista suo e mi ha praticamente, nell'immediato, per potermi aiutare così su 2 piedi, mi ha dovuto limare il dente di sopra, perché picchiava sulla gengiva che era gonfissima, cioè avevo una gengiva che non si vedeva esteticamente ma era enorme mi ha limato le punte del dente di sopra e quantomeno si è molto placata la cosa, perché non mi masticavo più la gengiva. Lo so che è una cosa un po' schifosa, però è per farvi capire il dolore che ho provato. Comunque poi da lui poi ho fatto le lastre ed è venuto fuori che mi faceva così tanto male. Io pensavo perché fosse storto, obliquo, sapete che a volte i denti del giudizio si mettono in modi strani, e invece il mio è più o meno dritto, ma il problema è che è nato, cioè è radicato tipo nel nervo, e quindi mi ha detto che è un intervento, quello dell'estrazione è un intervento un po' più delicato, perché devono tipo spezzare il dente in più parti per estrarlo, devono stare super attenti a non toccare il nervo perché sennò perderei la sensibilità a questa parte della guancia, ed è per quello che comunque mi faceva così tanto male. Mi faceva male tutto qua dall'orecchio, qua dal collo, avevo qua sotto i linfonodi, le ghiandole enormi, e mi hanno dato ovviamente l'Augmentin da prendere, che non so se, cioè non voglio proprio parlare apertamente perché non mi sembra il caso, ma capitemi, se siete donnine l'Augmentin non è proprio la cosa migliore del mondo, chi vuole intendere intenda, se no in camper. Poi mi hanno dato anche come antidolorifico il Toradol, che è una mazzata gigante, però almeno mi è passato il dolore, e prendendo l'Augmentin mi è passata anche l'infiammazione. Quindi niente, cioè è stato veramente un mese così, tra me e lui, terribile. Io poi ho fatto un sogno stranissimo, vorrei aprire tipo una rubrica che parla solo di sogni, perché era una cosa che volevo fare anche un sacco di tempo fa in realtà, solo che poi non so perché non ho mai fatto. Allora, mia nonna è mancata 2 anni fa, no? Quella alla quale mi dicono che io gli assomigliavo tanto da giovane. Ho sognato in pratica che eravamo io, Simone, mia mamma e il compagno di mia mamma a casa di mio nonno con lui, ed eravamo tutti in sala. Io ad un certo punto sono andata in camera da letto, i miei nonni avevano le camere separate perché mia nonna russava tantissimo, mio nonno non riusciva a dormire, quindi avevano le camere separate per dormire. Lo so che è una cosa un po' brutta, però quindi sono andata in camera di mia nonna. Praticamente non so perché mio nonno teneva questa statua di cera fatta in scala a persona della nonna, cioè io in realtà la percepivo proprio come se fosse stata la nonna effettivamente, non una statua, cioè la nonna, che era però imbalsamata in un angolo della stanza in piedi così. E vabbè, ed era una cosa, cioè non è quella la cosa strana, la cosa strana è che io ero lì che mi stavo aggirando per la camera, non so bene il motivo, e ad un certo punto vedo che tipo mi segue con gli occhi. Io dico, che cavolo, cioè, boh. Allora sono andata in sala, e per non creare tipo allarmismo, insomma per non spaventare nessuno, a mia mamma nell'orecchio le ho detto: mamma, vieni in camera da letto della nonna perché c'è la nonna che mi segue con gli occhi. È venuta in camera e la nonna non lo faceva più. Allora ho detto ad alta voce: nonna, cioè
l'ho appena fatto, non farmi passare per pazza. Allora vedi che lei piano piano da così, fa proprio così, tipo una cosa inquietantissima in realtà, però non era inquietante nel sogno, cioè è inquietante a pensarci, ma nel sogno non provavamo inquietudine per questa cosa. Allora la mamma tipo, oh mio Dio, era tutta un attimo così, è andata in sala probabilmente perché voleva dirlo al nonno, e in quella frazione di secondo, cioè in realtà è durato veramente poco, però io mi sono messa a piangere perché ero contenta, e le parlavo, le dicevo, la nonna si è tipo smagnetizzata e rimagnetizzata in un altro punto della stanza, sempre tipo in un angolo, e io piangevo e le dicevo sono contenta, avrei voluto che tu vedessi la casa della nonna Licia, come l'ho fatta, come l'ho finita di arredare, com'è adesso, eccetera eccetera, e lei mi ricordo che mi ha guardato, ha fatto tipo come per dire, ma pensi che non sappia, pensi che non lo veda, com'è che l'hai fatta? Non parlava tanto, anzi, non parlava quasi per niente, sentivo tantissimo, cioè si esprimeva tantissimo con le emozioni, cioè io sentivo tantissimo quello che lei pensava, tipo. Volevo andare in sala per dirglielo al nonno, sono uscita dalla camera e nel corridoio mi sono girata e ho visto che la nonna mi stava seguendo, no? Si muoveva tutta piano, aveva tutti i capelli un po' arruffati, con la sua vestaglia, però era truccata, impeccabile, come si truccava sempre. Mi ha superato e mi ha guardato come per dire non ti preoccupare, ci penso io. Allora io l'ho seguita e quando siamo arrivate in sala c'erano anche gli altri e la mamma era lì per dire al nonno che c'era la nonna, probabilmente perché l'ho vista proprio in procinto di... però la nonna si è fermata lì al centro della stanza, che l'hanno guardata, cioè la potevano vedere tutti e l'hanno tutti guardata così, il nonno era tipo bocca aperta e lei ha fatto un po' il suo sorrisetto e poi basta, cioè stava lì così come per dire guarda che io sono qua, cioè sono nell'altra camera ma sono qua, e poi è andata via. Cioè un sogno veramente stranissimo. Stranissimo, io non so assolutamente come... mia mamma dice che tutte le volte che facciamo questi sogni in realtà non sono mai sogni, e un po' in realtà lo credo anch'io, anche perché molto sinceramente se mi seguite sapete benissimo, cioè se mi conoscete sapete che oltre che mia nonna è mancato anche mio papà, e io non ho mai sognato una persona defunta, una persona mancata così bene, cioè nel senso tutte le volte che ho sognato mio papà era sempre molto sfuggevole o comunque molto, non lo so, una volta l'avevo sognato che lo vedevo dentro uno specchio, o un'altra volta avevo fatto un sogno terribile che c'era il tempo che ci inseguiva, vabbè quello non lo so, secondo me è stato perché magari avevo mangiato pesante per dire, però cioè un sogno così ben dettagliato di solito quando o i morti non si sognano, almeno veramente molto raramente, o comunque sono molto sfuggevoli, invece proprio lei la vedevo bene, si è fatta vedere da tutti, non lo so, un sogno stranissimo, veramente strano. Fatemi sapere cosa ne pensate, se pensate che voglia dire qualcosa, se... non lo so, sarei curiosa. Quindi niente, diciamo che vabbè, sogno a parte, questo è stato un po' il mio febbraio disastrato. E speriamo che marzo vada meglio, perché veramente sono stata malissimo. Tra l'altro questa cosa di questo virus, io ho letto un post di Sistiana che penso la conosciate, se non la conoscete andatela a cercare su Instagram, io la stimo molto come donna, e lei parlava in un post del fatto che non sa se parlare, cioè non sa come approcciarsi sui social al coronavirus, se parlarne, se non parlarne, se fare finta di niente come fanno altre persone, e anch'io sono un po' nella sua situazione, cioè non so, non lo so, però io in realtà per questa cosa di questo coronavirus sono un po' preoccupata, a dirvi la verità. Non lo so, ne ho sentite dire un po' tante, non so bene che cosa credere, io spero soltanto che non, insomma, di riuscire a placare questa cosa, perché non lo so. Basta, niente, era un breve aggiornamento molto molto sciallo, molto molto colturbante. Raccontatemi voi anche, e basta, vi mando un bacino e ci vediamo alla prossima.